moschea del genere? Cosa stiamo scherzando? Dobbiamo metterci in testa tutti quanti che è uno Stato dentro un altro Stato. Uno Stato che è contrario alla libertà, alla democrazia, le donne sono considerate cose. Non è un posto di fede, non è un posto dove viene solo fatto la preghiera. Chi pagherà questa moschea? Allora è un punto interrogativo, perché noi non sapremo chi pagherà questa moschea. Mitro Botti, Bologna, zona Kaab. Il comune di Bologna permuta una sua area di 52.000 metri quadri con due capannoni della comunità islamica. L'area si trova in zona Kaab, centro agroalimentare Bologna, quartiere San Donato, e il manufatto islamico si trova in quartiere Savena, via Felsinea. E come dice l'assessore Virginio Merola, l'operazione è costo zero. La moschea occuperà 6.000 metri quadri dell'area, più 500 o 700 posti auto. Sono insieme alla signora Tarozzi, presidente del comitato. Del comitato referendario che è stato promosso dalla Lega Antidiffamazione Cristiana, che è sorta apposta per contrastare questo nuovo progetto che abbiamo imparato, proposto dal comune di Bologna in questi 52.000 metri quadri. Siamo in zona Kaab. Zona Kaab, sono stati messi a disposizione in uno scambio per il centro islamico 52.000 metri quadri di terreno con promessa di renderlo residenziale e per la costruzione di quello che a noi preoccupa molto, vale a dire una cittadella nella città. Come sempre, aggiungo i più rabbiosi, si penalizza il cittadino bolognese a favore di etnie extracomunitarie. È l'ingiustizia che siano musulmani o meno, lo scambio di alla pari di 50.000 metri di terreno, scambiati con 6.000 metri, cioè 1 a 10, in Viale Felsina, è uno scandalo. È uno scandalo anche per le persone che abitano qua, che in passato hanno comprato delle pezzi di terra dal comune a delle cifre molto più alte. Hanno valutato il terreno del comune andando a fare una valutazione al 50% secondo la legge degli espropri sul terreno del comune. Quindi ha svalutato il proprio terreno, e questo tutto poi per che cosa? Per raggiungere un fine. Qui non è più di colore rosso, nero, blu, estrema, così. Qui bisogna che i cittadini, noi che paghiamo le tasse, ci devono ascoltare. E questo è il modo democratico di fare le cose. Loro hanno diritto ad avere una loro cultura, però non possono venire qui da invasori. Devono venire qui, secondo me, rispettosi di quelle che sono le nostre zone, la nostra cultura, le nostre leggi. Sicuramente c'è un problema di viabilità che già adesso è congestionata, la situazione è assolutamente invivibile e quindi una concentrazione di traffico, 7.000, 30.000, quelli che sono, in ogni caso farebbe saltare completamente il problema del traffico. Diventa poi conseguente anche il problema della sicurezza, poi diventa un problema anche delle integrazioni tra le attività come ottica urbanistica. Qua dietro abbiamo una zona prettamente artigianale, industriale, e dove sono le zone abitative, dove sono i servizi. Da qui ci allarghiamo, parliamo della concentrazione dei musulmani. Una concentrazione elevata fa molta paura. Fa molta paura anche perché nei capistaldi del Corano c'è il propagandare la propria fede soprattutto. Sono i nostri interlocutori, perché sappiamo chi compra, che è l'ente gestione beni islamici, è d'accordo, abbiamo riforma. L'associazione, il centro di cultura islamica di Bologna, chi sono? Andiamo a vedere, hanno uno statuto? Cosa fanno? Quanti sono queste persone? Se andate a leggere il protocollo che il comune di Bologna fa con questa associazione culturale islamica, allora, intanto l'associazione vuole fare dentro, almeno nel sito internet di questa associazione, c'è scritto che ci sarà l'ostello per fare le pratiche di migrazione. Cosa vuol dire? Che qua verranno tutte le persone che sbarcano da Pantelleria, verranno a Bologna a fare i documenti? Domanda. Gli amministratori non ci hanno mai detto niente.
noi l'abbiamo imparato per strada, casualmente, che si parlava di fare una moschea e ci hanno detto: ma dove? Siamo andati in comune, in quartiere, abbiamo chiesto informazioni, ci hanno detto: le facciamo lì. Ma come le facciamo lì? È tutto fatto. Cioè, avevano già i progetti, avevano già fatto gli accordi, avevano già fatto tutto senza interpellare nessuno dei cittadini che abita qua da generazioni. Secondo lei questa moschea si farà o non si farà? Secondo me non si farà, perché saremo determinati nell'impedire che si faccia.